Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nostra prima audioconferenza che inaugura una serie di incontri, potremmo dire virtuali, una serie di presentazioni che raggiungeranno i vostri schermi attraverso questo portale, consentendo a tutti voi di seguire le attività della nostra associazione, sia pure evitando di riunirci, come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, in ossequio alle disposizioni sanitarie vigenti in questo periodo. Come tutti sapete, la crisi del coronavirus ha purtroppo costretto la nostra associazione a sospendere gli incontri reali, concreti, diciamo. Ma questo non significa che non si possa comunque rimanere tutti uniti, connessi, per continuare a condividere insieme il nostro amore per la storia, per l'arte, per la cultura. Un modo per poterlo fare, sia pure senza correre dei rischi, è appunto quello di ricorrere alle nuove tecnologie e trasmettere quindi queste conversazioni, queste mini conferenze da 20 minuti, mezz'oretta circa, direttamente alle vostre case. Certamente non sarà proprio come camminare insieme tra le strade della nostra città, quindi sarà una sostituzione purtroppo solo parziale, ma ci consentirà, se non altro, di mantenere il contatto, di mantenere vive le nostre curiosità, i nostri interessi per la storia locale, fin tanto che questo brutto periodo non sarà finalmente trascorso. Per inaugurare questo tipo di attività, se vogliamo ancora sperimentale, anche un pochino artigianale, abbiamo scelto un tema davvero particolare, ossia la ricostruzione, il modello 3D dell'antica Porta dei Ladroni, e quindi la porta galera medievale da cui prende nome gran parte dei quartieri, delle strade che convergono poi sul segmento più esterno di via Roma, quindi appunto ancora la zona che tutti conosciamo come Porta Galera. Si trattava, come potete vedere dalla ricostruzione in anteprima, di una grande porta medievale di cui sussistono ancora oggi poche rovine che comunque testimoniano la presenza, il radicamento di questa struttura nel luogo in cui ancora oggi le possiamo osservare, cioè lungo via Scalabrini nella cinta del liceo artistico. Ed è stato proprio con i ragazzi, gli studenti del liceo artistico, che Cristian Boiardi ed io abbiamo lavorato per oltre un anno insieme ai loro professori, i docenti Stefano Parisi e Leonardo Bonilini, consentendo la realizzazione di un modello architettonico elaborato poi con il programma Blender e reso quindi disponibile ai turisti e ai cittadini. In questo stesso periodo dell'anno avremmo infatti realizzato insieme agli studenti e ai loro professori un evento pubblico con la collaborazione del Comune di Piacenza che avrebbe presentato a tutti i cittadini e naturalmente anche ai soci di Archistorica questo modello realizzato da noi e soprattutto il pannello che avremmo collocato sui resti della porta lungo via Scalabrini per darne informazione turistica ai passanti, ai cittadini e ai visitatori. Ovviamente l'evento che avevamo in programma con visite guidate, conferenza, disvelamento del pannello al pubblico, eccetera, è stato chiaramente rimandato a data da destinarsi in attesa che sia tolta la quarantena. Nel momento in cui ciò avverrà, naturalmente daremo comunicazione a tutti voi, ma volevamo in ogni caso darvi un'anticipazione, che ci auguriamo sia di vostro interesse e di vostro apprezzamento, attraverso quello che vedrete nelle prossime diapositive. Quelli che vediamo in questa diapositiva sono i pochi resti che rimangono ancora oggi a testimoniare l'esistenza di questo antico edificio. Un edificio che doveva avere un'importanza notevole, tanto che nelle fonti antiche, nella Piacenza medievale, vengono indicati come gli elementi della porta grossa, quindi evidentemente una porta che per dimensioni, importanza, era sicuramente maggiore rispetto ad altri varchi della cintura fortificata cittadina. Oggi rimane soltanto quello che vedete, protetto da una cancellata in ferro lungo via Scalabrini e ciò che rimane è inglobato nel muro di cinta del cortile del liceo artistico. Si tratta ovviamente di una rimanenza piuttosto modesta, molto poco per poter ricostruire ciò che avete visto in copertina, quindi l'immagine completa di questo organismo architettonico e tuttavia nella presentazione che andiamo a seguire nelle diapositive che verranno, comprenderete quali elementi abbiano guidato la nostra ricerca e quindi poi abbiano consentito a me e al collega Cristian Boiardi di produrre il modello 3D che avete visto in anteprima nella copertina. Per ricostruire la storia della Porta dei Ladroni è necessario in qualche modo studiare, l'evolversi
della struttura urbana di Piacenza e in particolar modo della cintura muraria piacentina, partendo naturalmente dalla prima fase, cioè la fase romana, che è ancora, diciamo, è molto ben visibile nel cuore più antico della città, dove sopravvive infatti l'andamento catastale urbanistico a, diciamo, a scacchiera, quindi erede dell'antico castrum romano. Le mura della città romana, come tutti ormai sappiamo, correvano lungo l'asse indicato a nord da Palazzo Farnese e dalla successiva via Benedettine, scendevano sul lato orientale lungo via Treviole e via Vescovado, chiudevano il lato meridionale lungo via Sopramuro, appunto, e la successiva via Calzolai, e andavano infine a completare l'organismo difensivo con l'andamento di via San Tommaso e via San Sisto. In questo contesto, naturalmente, le strade principali erano la via Emilia, Decumano Massimo, e la strada per Genova, Cardine Massimo, con il passaggio e l'inserimento della via Postumia, diciamo attestata su quella che oggi è via Taverna, e in uscita su via Alberoni. Questo perimetro murario, piuttosto contenuto, venne progettato ovviamente in vista delle prime invasioni barbariche, ma mantenne la sua funzione fino all'inizio del Medioevo. E in effetti, se noi andiamo in effetti a vedere quello che sono le strutture, diciamo, della città alto medievale, troviamo effettivamente lo sviluppo dei borghi, il Borghetto, Sant'Agnese, il Borgo di San Savino, il Borgo di San Paolo, il Borgo di Sant'Antonino, il Borgo di San Lorenzo e quello di Santa Brigida, cresciuti come addizioni esterne rispetto alla cintura muraria, che comunque rimane quella di età romana, quindi la città propriamente intesa è ancora racchiusa nelle fortificazioni tardo-romane. All'esterno iniziano a svilupparsi dei borghi, che tuttavia si manterranno, diciamo, come corpi esterni rispetto alla città almeno fino al XII secolo. In questo contesto, al di fuori delle mura, attraversando i borghi principali, quelli economicamente più vitali, si sviluppa il percorso della via Francigena. Ne abbiamo parlato molte volte, sia nei nostri incontri che nelle nostre camminate. La via Francigena arriva a Piacenza sfruttando il tracciato della preesistente via Postumia, quindi attraversa il borgo di Santa Brigida, corre su quello che oggi sono le vie Garibaldi, Sant'Antonino e infine Scalabrini, innervando molti degli antichi borghi, ad esempio San Lorenzo, Sant'Antonino e il borgo di San Paolo. La città, a partire dalla metà del XII secolo, cresce espandendosi al di fuori dell'antica cintura romana, che viene quindi finalmente abbandonata, e vengono costruite nuove mura tra il XII e il XIII secolo che vanno ad inglobare buona parte dei borghi cresciuti in esterno. Si ha notizia di una prima cintura muraria propriamente medievale che risale alla metà del XII secolo, intorno al 1140 circa. Sono quelle mura che vedranno poi diciamo, i fatti della lotta contro Barbarossa, quindi subiranno l'urto delle milizie imperiali e verranno quindi a più riprese abbattute, ricostruite e integrate con ulteriori migliorie per tutto il XII secolo e fino anche ai primi anni del 1200. È proprio nei primi del 1200 che probabilmente a questa prima cintura, che grosso modo correva su via San Bartolomeo, Molineria di San Giovanni, via San Giovanni, infine via San Siro, via Gaspare Landi, probabilmente si aggiunge un'ulteriore espansione verso sud entro i primi vent'anni del 1200 che porta alle fortificazioni intorno al, diciamo, al percorso dell'attuale viale Malta, Stradone Farnese. Questo organismo difensivo, che potremmo definire di età comunale, include quindi al suo interno anche un consistente tratto della via Francigena. E l'uscita di questa via Francigena verso est, in direzione della via Emilia, avviene proprio attraverso la porta grossa detta dei ladroni, che, come potete vedere dalla diapositiva, si apre all'incrocio praticamente tra quella che oggi è via Scalabrini e via della Neve, Cantone della Neve. Tra l'altro, se osserviamo l'asse Cantone della Neve, via Caccialupo, via Tibini, viale dei Mille, costituisce un'unica lama, per così dire, di strade che attraversa da nord a sud il centro storico, collegando praticamente l'attuale Stradone Farnese con la zona della stazione ferroviaria. E questa è di per sé una dimostrazione importante di come un'area
asse così lungo che attraversa tutto lo spessore del centro fosse probabilmente coincidente con un limite, con una barriera fisica, probabilmente le mura, appunto, che si attestavano in questo luogo, e all'esterno delle mura si trovava, come spesso avveniva, una sorta di circonvallazione esterna di cui via Neve e via Tibini sarebbero oggi praticamente l'ultima rimanente. Le prime notizie che ci parlano di questa porta dei ladroni sono raccolte dallo storico Pier Maria Campi nel corso del XVII secolo e ci raccontano sostanzialmente un primo accenno nell'anno 1254. Il Campi, a sua volta ricopiando documenti più antichi, risalenti appunto a quell'epoca, quindi alla metà del XIII secolo, ci dice che furono primieramente vendute pertiche 12,5 di terreno poste nella porta della città appellata Anco di Sant'Antonino, posta in vicinanza tra le due porte detta l'una di Corneliana e l'altra del Pozzo di Fulberto. Ecco, ci siamo, quindi la porta del Pozzo di Fulberto. Il Campi aggiunge che questa porta era assai vicino all'ospedale di Betlemme, al presente di rincontro al parlatorio del Monistero della Neve, ed era anche con altro nome addimandata la Porta dei Ladroni. Quindi praticamente questa porta, la porta di Pozzo Fulberto, che poi divenne appunto la Porta dei Ladroni, si trovava fondamentalmente lungo il circuito murario di fronte a quello che era l'ospedale di Betlemme, identificabile nell'attuale chiesa di Sant'Anna all'angolo tra via Caccialupo e via Scalabrini. Ad ulteriore precisazione, la porta dei ladroni e l'ospedale di Betlemme che le stava di fronte si trovavano a loro volta di rincontro, quindi di fronte, al parlatorio del Monastero della Neve, che quindi è l'attuale sede del Politecnico di Milano. Quindi una localizzazione piuttosto precisa, insomma, che ci aiuta e ci consente di identificare i resti inglobati nella cinta del liceo artistico con le rovine appunto di questo antico organismo difensivo. Perché Porta dei Ladroni? Beh, ce lo dice il Campi, perché quivi aggiunto vi fosse un fortissimo torrione dove si dava prigione ai ladroni. Quindi la porta era dotata di una sorta di presidio, di roccaforte, torre probabilmente, nella quale all'occorrenza venivano rinchiusi anche i malfattori, quindi per esteso diciamo con il termine ladroni. Ora, non abbiamo notizie precise su quando la porta sia stata costruita, ma se le prime testimonianze sono del 1254, dobbiamo evidentemente retrodatare di qualche decennio la realizzazione dell'edificio, che già evidentemente esisteva quindi alla metà del 200. Sappiamo nel merito che tra il 1196 e il 1218 il governo comunale di Piacenza, prima ad opera dei consoli e poi del podestà Guido d'Augusto, peraltro era di origine milanese, in quell'epoca Piacenza e Milano erano città alleate, comunemente diciamo unite nella Lega Lombarda, ebbene, prima i consoli e poi il podestà Guido d'Augusto intrapresero il rifacimento, probabilmente il rinforzo, delle mura cittadine. Questo lo conferma la professoressa Carmen Artocchini, che sull'argomento ha compiuto studi importanti. Ebbene, tra i nomi che emergono nei cantieri di rifacimento di queste mura figura un tale Alamanno Guitelmo, il quale era di provenienza milanese, e la professoressa Artocchini mette in relazione questo Alamanno Guitelmo con il Magister Guitelmus, che lavorò proprio alla ricostruzione delle mura di Milano a seguito delle battaglie contro il Barbarossa. In altre parole, milanese era il podestà di Piacenza, Guido d'Augusto, milanese l'architetto Alamanno Guitelmo, e probabilmente quindi il medesimo progettista lavorò anche nella città lombarda, nella capitale lombarda, per perfezionare il circuito difensivo di Milano, anche quello messo chiaramente a dura prova dalle lotte contro le truppe imperiali. Questo è un elemento molto importante per noi perché ci consente di stabilire dei parallelismi tra la Porta dei Ladroni in Piacentina e le analoghe porte fortificate della città di Milano in quegli stessi anni. In altre parole, visto che da noi è rimasto molto poco, il confronto con le porte medievali di Milano, laddove sono sopravvissute, ecco che ci aiuta a recuperare quelle informazioni che altrimenti sarebbero del tutto mancanti.
In questo senso, se andiamo ad esaminare la struttura della Milano medievale, individuiamo immediatamente una porta che per la sua dimensione, struttura, ci sembra molto ben raffrontabile con la Porta dei Ladroni, ed è l'antica Porta Romana, si intende naturalmente quella della cerchia medievale, quindi non quelle di successivo rifacimento di età barocca e poi neoclassica. Vedete in questo codice medievale una raffigurazione abbastanza metaforica, se vogliamo, della Milano medievale, dove però le mura e le torri vengono compiutamente indicate secondo le loro caratteristiche. Nell'ingrandimento, in basso a destra nella diapositiva, avete proprio la struttura della Porta Romana, che è caratterizzata da due torri, di cui una più grande, quindi ad uso probabilmente di presidio, di rocca vera e propria, e poi c'è un ridellino, quindi una sorta di cortile quadrato che presidia il varco vero e proprio, anticipando, costringendo diciamo, i nemici a rimanere all'esterno, quindi anticipando i sistemi difensivi della città. Tutto all'intorno di questa struttura, di questo anello fortificato, ovviamente correva la linea dei navigli, che erano naturalmente anche dei fossati. Ecco, questo è sempre uno studio della Porta Romana medievale di Milano, si chiamava Porta Romana perché da qui entrava la Via Emilia, quindi molto significativo perché il collegamento stradale tra Milano e Piacenza passava proprio da questa porta. Vedete le strutture che furono rilevate prima che la porta fosse demolita, questo è un rilievo del Settecento, basato diciamo sui dati del Settecento, e vi si riconosce la struttura dei fabbricati che erano cresciuti intorno alla porta medievale colmando i cortili del ridellino. Quindi la materia propriamente medievale è quella che vedete in nero scuro, mentre le altre strutture colorate invece in bianco e in grigio chiaro sono di successiva crescita e di successivo accorpamento alle preesistenze medievali. In questa ulteriore diapositiva abbiamo quindi una riconsiderazione su come dovesse apparire la Porta Romana di Milano nel suo assetto originario. Quindi riconosciamo le due torri che presidiavano la porta. La porta aveva due fornici, di cui uno poi fu chiuso nel corso dei secoli, vedete c'è cresciuta all'interno addirittura una scala, nella mappa indicato con il numero 5. Di fronte alle torri si trovavano due avancorti, quindi due torresotti diciamo più bassi, due bastioni potremmo dire che implementavano il sistema difensivo, e poi tanto verso la città così come verso la campagna, verso l'esterno, si allungavano i rivellini, quindi questa sorta di cortili quadrati o rettangolari circondati da mura che un eventuale nemico avrebbe dovuto forzare per poter poi arrivare alla porta vera e propria. Fuori naturalmente il naviglio, quindi il fossato che implementava la funzione difensiva delle mura. Nella fotografia in alto a destra vedete un render, un modello di come appariva nel Settecento la Porta Romana. Vedete che la torre di sinistra era molto più alta, il ribellino era stato occupato da abitazioni e una di queste abitazioni sulla sinistra aveva chiuso uno dei due fornici. Vi ricordo che la porta aveva due passaggi, di cui uno poi venne occultato. Altro esempio sempre legato alle mura di Milano, lo ricordiamo, Alemanno Guitelmo fu attivo sia a Piacenza che a Milano in quegli stessi anni, è quello della Pusterla di Sant'Ambrogio, anche qui una porta a doppio fornice dove abbiamo due torri che presidiavano l'ingresso. Di fronte alla porta, quello che è oggi un piazzale, sostanzialmente coincideva con l'antico rivellino, quindi questo cortile che in pratica costringeva il nemico a superare non una sola porta, ma due, perché se ne trovava una anche diciamo, in posizione più esterna. Bene, veniamo ora al caso della nostra Porta dei Ladroni. Iniziamo da quello che sono le individuazioni delle tracce urbanistiche.
Bene, il primo grande elemento che noi abbiamo, di natura se vogliamo archeologica, è proprio il muro medievale che nella mappa a destra della diapositiva voi vedete indicato in rosso ed è inglobato appunto lungo il muro di cinta del liceo artistico lungo via Scalabrini, è praticamente di fronte all'ex convento della Neve. Vedete immediatamente dopo via Caccialupo, che separa il liceo artistico dalla chiesa di Sant'Anna, è costruita nel 300, nel XIV secolo, praticamente ai tempi di San Rocco, della venuta di San Rocco in città, sulle preesistenze della più antica chiesa di Santa Maria di Betlemme, in effetti indicata nei documenti citati nella storia ecclesiastica del Campi. C'è tuttavia un altro indizio, forse meno evidente ma molto interessante, che è dato dalla conformazione della facciata del convento della Neve lungo via Scalabrini. Se osservate sia la mappa che soprattutto la veduta della strada nella fotografia in alto a sinistra, vi renderete conto che il fronte del convento della Neve, oggi sede del Politecnico di Milano, non prosegue dritto lungo via Scalabrini, ma compie una piega molto ben visibile, una distorsione evidenziata in rosso, verso il muro di cinta del liceo artistico. E questa distorsione, questa deviazione, non a caso coincide con la presenza del muro medievale. Quindi tra il muro medievale e questa deviazione del fronte del convento della Neve si verifica una strettoia che di per sé potrebbe in qualche modo dare la sensazione che la strettoia altro non fosse che il passaggio obbligato nella porta e che quindi i resti, le fondamenta della porta proseguano al di sotto del convento della Neve, convento che fu costruito in effetti molto più tardi. Se le notizie sulla porta dei ladroni risalgono ai primi, diciamo, primi anni del 1200, metà del 1200, il convento della Neve viene invece costruito nel 1390, quindi molto più avanti nel tempo, quando ormai le mura si erano allargate e la vecchia porta dei ladroni era stata definitivamente abbandonata. Ecco, da questa diapositiva noi osserviamo quale poteva essere il posizionamento delle due torri, similmente quindi alle torri che abbiamo visto per la città di Milano, che presidiavano il passaggio della via Francigena in questa porta. Quindi una delle due torri dovrebbe giacere sotto le fondamenta della caserma della Neve, in angolo con l'incrocio tra via Scalabrini e via San Corrado. Bene, per comprendere meglio questo discorso vediamo la transizione tra queste due diapositive. Oggi lo stato attuale è il seguente, quindi il muro da cui è partita tutta questa nostra ricostruzione, giace su via Scalabrini inglobato nella cinta del liceo artistico. Questa è invece la situazione che avremmo avuto probabilmente in origine, quindi le due torri, la torre numero 1 e la torre numero 2, si sarebbero allargate sostanzialmente sotto il cortile del liceo artistico e sotto le fondamenta del convento della Neve e lì si sarebbero raccordate a tutta la cintura difensiva della città. Lungo la strada, lungo via Scalabrini verso la chiesa di Sant'Anna, si sarebbe invece allargato il rivellino. Quindi in sostanza, quando noi oggi camminiamo lungo via Scalabrini e osserviamo i resti del muro della porta dei ladroni, vediamo in pratica il lato interno della torre, cioè il lato interno della torre numero 1 verso le arcate di passaggio della porta. Quindi il quadrato di base della torre non si allargava all'interno di via Scalabrini, ma all'interno del cortile del liceo artistico. Come facciamo a essere sicuri di ciò che abbiamo appena detto? Lo vediamo dall'osservazione del muro all'interno del liceo, quindi ciò che noi non vediamo passando da via Scalabrini lo possiamo vedere entrando nel cortile del liceo artistico. Qui si osserva ciò che vedete schizzato nel disegno, quindi all'interno del muro si riconosce una struttura ad arco che tuttavia non è la porta come erroneamente si potrebbe credere, bensì è semplicemente l'attacco della volta che
copriva il pian terreno, quindi dove vedete scritto attacco della volta, e lo vedete anche nella fotografia in alto a destra, vedete questo muro in mattoni che è attraversato tra le stratigrafie A e la stratigrafia B, vedete che è attraversato da un arco di mattoni. Questo arco era l'attacco del soffitto a volta che copriva il piano terra della torre. Come facciamo a esserne sicuri? Beh, ma per un motivo molto semplice. Si vede che la struttura muraria includeva lo scasso di un camino, che è molto ben visibile sia nel disegno che nelle fotografie. E chiaramente se quello era un camino vuol dire che il locale che si trovava qui ai piedi della torre era appunto un locale chiuso, che poteva essere scaldato con questo sistema. Ai lati di questo camino, lungo il muro, vedete che c'erano le due mensole di appoggio, ancora oggi si vedono due grosse pietre, erano i punti di appoggio della volta che copriva questo piano terra. Successivamente, questo schema, quindi questo ambiente a volta, venne probabilmente soppalcato e lo dimostrano le tracce di un solaio, che vedete indicate sia nel disegno che nella fotografia, che hanno tagliato lo spazio originario, il volume originario, creando quindi due ambienti. Non sappiamo né quando questo sia stato fatto né per quale ragione, ma dimostra, diciamo, la lunga sopravvivenza della struttura e quindi il suo riadattamento a diverse altre funzioni nel corso dei secoli. Ecco, quindi qui si nota la presenza, la posizione del solaio che in un certo momento ha soppalcato questo ambiente. In conclusione vediamo la carrellata dei modelli che sono stati realizzati, quindi partendo dai dati archeologici, quindi la struttura del muro, le stratigrafie, il fatto che quello fosse un ambiente a piano terra coperto da una volta, il confronto con le mura e quindi anche le porte analoghe della città di Milano che probabilmente condividevano il medesimo progettista, io e Christian abbiamo tenuto un corso che è andato avanti per oltre un anno, un corso di disegno, di storia, di rilievo al Liceo Artistico di Piacenza con la collaborazione e la supervisione del professor Leonardo Bonilini e del professor Stefano Parisi, e con i ragazzi, gli studenti di questi due insegnanti abbiamo lavorato, abbiamo dato luogo a un laboratorio nel quale ogni studente ha proposto una sua ipotesi ricostruttiva dell'antica porta dei ladroni e alla fine tutti i lavori fondamentalmente hanno in qualche modo avuto una convergenza nel modello che voi vedete qui davanti, che è stato realizzato a cura mia e di Christian e realizzato, diciamo, esecutivamente con il programma Blender. Naturalmente il modello 3D è divenuto poi l'oggetto di un pannello di cui vedete la bozza qui in diapositiva. Questo pannello a colori e su supporto metallico verrà affisso all'esterno del muraglione lungo via Scalabrini per spiegare sia ai cittadini che ai turisti e ai passanti che cosa siano quelle strutture, quindi come mai quel muraglione così antico è rimasto visibile, addirittura protetto da una cancellata, per appunto recuperarne la sua storia e la sua identità. Come vedete, la porta dei ladroni era chiamata anche porta grossa proprio per le sue dimensioni e anche per la sua importanza, perché da questo varco passava la via Francigena, quindi forse la strada più importante dell'Europa medievale, che su Piacenza aveva naturalmente una tappa obbligata. E quindi quello che voi state vedendo nell'immagine è l'ingresso non ancora alla porta, bensì al rivellino, quindi quella sorta di cortile attraversato il quale si sarebbe poi passati al di sotto della vera e propria porta fortificata. Ecco, un ultimo elemento prima di salutarci: la porta dei ladroni, secondo alcuni studiosi, diede nome anche al suburbio, al quartiere che si trovava in questa zona, quindi porta dei ladroni, e di conseguenza, essendo usata come carcere, anche porta galera, il nome che ha accompagnato la storia di di questa zona di Piacenza per lungo tempo, rimanendo ancora a livello folcloristico popolare fino ai nostri giorni. Io spero che questa nostra iniziativa sia stata interessante, che vi sia piaciuta
per quanto diciamo magari artigianale, semplice, sperimentale, costituisce senza dubbio la nostra volontà di continuare ad essere insieme a voi, la volontà quindi di continuare ad avere un'attività associativa, sia pure con le tecnologie a distanza, per far fronte alla crisi che stiamo attraversando tutti quanti in questi tempi. Non abbandonateci, rimanete con noi e tante altre puntate a tema storico come questa saranno prossimamente sui vostri schermi. Grazie a tutti.